Martedì 11 marzo 2008, siete in ascolto di una nuova puntata dell'Ippogrillo in compagnia di Walter e questa sarà, come dico sempre, una puntata un po' speciale, ma lo sarà veramente perché abbiamo un ospite diverso dagli altri questa volta, abbiamo una giovane pianista, una giovane concertista. Sempre nell'ambito di quello che mi ero proposto, cioè di presentarvi dei giovani che fanno delle cose, belle, dei giovani che danno degli esempi positivi, quindi non soltanto dei giovani che è facile criticare, ma dei giovani che si mettono in gioco e che ci fanno anche capire che dai giovani nascono delle cose di valore, di qualità e di impegno e che richiedono anche sacrificio. Ciao Maddalena. Buonasera a tutti. Stai vicino al microfono così ti sentono bene. Ti vuoi presentare? Sì, allora io mi chiamo Maddalena Murari e ho iniziato a suonare il pianoforte quando avevo 7 anni e adesso ormai sono più di 23 anni insomma che continuo a suonarlo e così per me è una gioia essere qui, avere la possibilità sì non soltanto di parlare di me ma soprattutto di far ascoltare come suono e anche perché sì insomma è sempre un piacere per un artista avere la possibilità in qualche modo di farsi conoscere. Ecco, allora Maddalena è nata a Padova nel 76, no? Sì. Quindi è padovana, è dei nostri, e ha studiato pianoforte in conservatorio a Padova, no? Al Pollini, no? E si è diplomata anche molto, molto giovane, no? Sì. Quanti anni avevi quando ti sei diplomata? Ho fatto il diploma con la maturità. Quindi hai fatto contemporaneamente la maturità classica o scientifica? Scientifica. La maturità scientifica e il diploma in pianoforte, sì. Nel 96. Nel 95. Nel 95. Sì. E il diploma in pianoforte lo ha fatto poi con il massimo dei voti e la lode e anche con una menzione d'onore. Sì, no? È arrivata anche quella. Ecco, quindi insomma, vi garantisco che non è un risultato facile da ottenere quello di fare contemporaneamente una maturità e anche un diploma in pianoforte. Vuoi spiegare un attimo un diploma in pianoforte? In cosa consiste? Ma proprio in due parole, insomma. Sì, adesso tra l'altro il conservatorio sta subendo una specie di riforma per cui diciamo il diploma vecchio sarà soppiantato da un nuovo diploma, ma almeno ai miei tempi il diploma consisteva appunto in un percorso di studi di 10 anni e vabbè io non ho fatto 10 anni di pianoforte ma soltanto 8 perché ho un po' accorciato i tempi e così diciamo che si entrava bambini in prima media e si finiva chi appunto con la maturità oppure durante i primi anni dell'università e, insomma così. Sì, però un diploma di pianoforte insomma a parte un programma impegnativo e uno studio che richiede una costanza di almeno quante ore al giorno? Per preparare gli esami del conservatorio anche 6-7 ore al giorno, poi per mantenere una certa qualità tecnica bastano anche 3-4 ore giornaliere. Sì, io non sono di quelle fautrici delle 11 ore al giorno perché credo che sia meglio uno studio magari molto, molto concentrato di poche ore piuttosto che tante ore magari sprecate. Però ricordiamo insomma che un programma in pianoforte, un diploma in pianoforte dura 10 anni di studio. Per farlo in 10 anni, tu l'hai fatto in 8? In 8, no? Sì. Per farlo in 10 anni, chi è bravo e anche chi ha talento, diciamo che deve studiare una media di almeno 3-4 ore al giorno, se vuole essere produttivo in qualche modo, no? Ma poi non c'è soltanto lo studio del pianoforte, un programma, un diploma di strumento, come pianoforte, violino, eccetera, prevede anche altri percorso articolato, anche altri percorsi che sì, comprendono vabbè, i primi anni di teoria e solfeggio e poi lo studio dell'armonia, la composizione e anche della storia della musica. Poi ovviamente molto bello durante gli anni del conservatorio anche la possibilità di fare musica da camera, cioè suonare con gli altri e confrontarsi nelle varie esperienze e appunto così suonare in duo, in trio, qualsiasi formazione capita di trovare durante il percorso.
Ecco, quindi anche fare musica d'assieme, sì. Insomma, no? Che poi è una cosa, diciamo, è una delle cose più gratificanti quando si fa musica, no? Sì, sicuramente la musica da camera è un aspetto molto bello, perché appunto ognuno mette al servizio degli altri le proprie capacità tecniche, e ovviamente quello che viene fuori deve essere il risultato, la comunione di delle due persone o tre che suonano insieme, quindi esiste come un unico strumento formato però da due persone o tre o quattro. Ecco, sì, perché in genere siamo abituati a vedere o a pensare al pianoforte come uno strumento che è solistico, che va magari da solo, uno si dedica, poi però insomma la cosa bella anche nel pianoforte è quello di poter, sì, di poter suonare insieme, no? Sì. Fare musica d'insieme. La cosa poi immagino meravigliosa è quando si ha la possibilità di suonare con un'orchestra. Quello è il sogno massimo di qualsiasi pianista, ma penso di qualsiasi solista, perché lì proprio, sì, almeno per le esperienze che ho avuto io, è sempre stato proprio qualcosa di indimenticabile, proprio perché in sostanza esiste il solista e il direttore d'orchestra che collaborano assieme per creare questo capolavoro che è un concerto per pianoforte e orchestra o per qualsiasi altro strumento ed orchestra. E sì, perché appunto nelle parti solistiche si sa che si ha tutti gli occhi puntati non soltanto del pubblico ma anche degli altri orchestrali, che ovviamente aspettano ogni nostra nota per attaccare, e quindi è importantissimo non sbagliare in nessun punto. E c'è anche una responsabilità nei confronti del... Quando è stata la prima volta che hai suonato con l'orchestra? Beh, la prima volta è stata proprio con l'orchestra del conservatorio, ed è stata un'esperienza un po' particolare, perché ovviamente un pianista si trova, di solito almeno così si usava in conservatorio, a mettere solo pochi pianisti a questo saggio finale con l'orchestra, e però ovviamente ognuno di noi non arrivava preparato con un'esperienza magari precedente di aver fatto magari qualche prova con l'orchestra, ma ci si trovava proprio così lanciati in mezzo a questa gabbia dei leoni, perché effettivamente cambiano tutti gli equilibri, cioè uno nella propria stanza magari sembra di avere una sonorità forte, adeguata, ma ovviamente con l'orchestra non ci si può proprio risparmiare, quindi insomma è stata un'esperienza sì, che mi ha fatto capire molte cose, è stata molto importante. Chi era il direttore in quell'occasione? Il direttore in quell'epoca era Giuseppe Marotta. Ma no. Sì. In che anno eravamo? Ed eravamo sempre nel 1995. 95. Che ricordo hai di quell'esperienza? Cosa hai suonato intanto? Sì, ho suonato il terzo tempo del concerto K415 di Mozart. Quindi Mozart. Do maggiore. Sì, eravamo così divisi, c'era un'altra ragazza che faceva il primo e il secondo tempo e io avevo il terzo tempo. Sì, un rondò molto brioso, molto allegro. Anche perché non è che si fanno molte prove quando si suona con orchestre così, no? No, purtroppo, infatti, poi nelle esperienze successive, in cui invece ho sempre avuto la possibilità di suonare Mozart, però il concerto in Do maggiore, il K467, ho avuto, ho potuto vedere come si può succedere che con l'orchestra si provi anche soltanto una volta, come è successo nella finale del concerto di Osimo, in cui appunto il direttore è arrivato il giorno stesso della finale, si è fatta un'unica prova con l'orchestra e poi il concerto. È stata un'emozione forte. Poi, tra l'altro, lo stesso concerto l'ho potuto suonare anche con l'orchestra del Teatro La Fenice, e lì invece, siccome era organizzato dal Conservatorio di Venezia, ci hanno dato la possibilità di provare 4 giorni con l'orchestra. E quindi, insomma, è stato un lusso proprio lì. Sì, è stato proprio un... Beh, allora, tu sei arrivata al diploma. Sì. Una volta arrivato a questo diploma, cosa è successo nella tua vita? Insomma, come hai pensato, come hai guardato al tuo futuro? Infatti il diploma è stato come una doccia fredda, perché non avrei mai pensato di prendere, insomma, sì, ovviamente puntavo a un bel voto, però meritare la lode e la menzione era al di là di ogni sogno. E quindi ho dovuto un po' come fare una scelta, perché fino a quel momento avevo puntato tutto sullo studio. E pensavo sì al pianoforte, ma come ad un'attività, diciamo, culturale, non di riempimento, però sì, non che potesse diventare la mia ragione di vita, qualcosa che mi piaceva fare, ma non magari in modo professionale. E poi appunto con questo diploma e poi subito dopo l'ammissione alla Scuola di Musica di Fiesole,
è stato un momento importante, perché è stato il momento in cui ho capito, cioè ho dovuto rendermi conto se volevo veramente essere una pianista oppure se, cioè, sì, era proprio un momento, secondo me, importante in cui proprio ho dovuto decidere cosa fare della tua vita, sì. Insomma, se dedicarla al pianoforte in qualche modo, a costruire una carriera oppure cercare magari un'altra carriera in un'altra professione. E poi soprattutto sì, trovarmi appunto in questa orchestra di 100 persone è stato un momento ancora più forte, perché ovviamente ognuno era ben caratterizzato nel proprio strumento, e quindi per me era molto importante riuscire a capire se veramente volevo essere una pianista, se lo ero effettivamente, perché poi ho incontrato varie difficoltà ovviamente, e quindi comunque questa scelta è nata nel momento in cui hai deciso poi di iscriverti a Fiesole, insomma, questa scuola sì, di perfezionamento, ed è maturata proprio in quegli anni. C'era Mario Tipo allora a quei tempi? A quei tempi sì, però non ero ancora sua allieva. E appunto il 96 è stato, diciamo, l'anno, non so, da segnare proprio della mia vita, proprio perché ho vinto di seguito 7 primi premi assoluti in vari concorsi. E sì, e fino come a quel... come ti è venuto in mente di partecipare? Cioè, chi ti ha consigliato? Come sei stata all'inizio, diciamo già dai tempi del conservatorio avevo partecipato a qualche concorso, però non mi ero mai piazzata ai primi posti, e proprio anche per questo motivo la fiducia in me stessa non era proprio il massimo. E poi ho pensato che avendo finito il liceo potevo trovare il tempo anche di partecipare a questi concorsi. Perché non ti sei iscritta subito all'università, no? Sì, mi sono iscritta subito all'università, però anche c'era più tempo, c'era più tempo libero, sì, insomma. E così è stato tutto un progressivo, cioè un po' un desiderio di ritornare nei concorsi che non avevo vinto per dimostrare, insomma, che ero maturata. E poi così è stato un po' tutto. Ma cosa hai fatto? Hai guardato, vediamo un po' che concorsi ci sono in giro, mi iscrivo, oppure ti sei fatta indirizzare? No, cioè sono tutto un po' di mia iniziativa, perché sì, avevo sì, un maestro che mi seguiva, però il maestro seguiva principalmente la mia preparazione, non è che mi consigliava nella scelta del concorso. E lì un po' seguivo gli altri miei compagni pianisti, vedevo dove andavano, oppure quelli che erano un po' come il mio mito da seguire, e quindi andavo negli stessi concorsi, magari in categorie più basse, visto che ero più piccola, e così, e fino ad arrivare al Premio Venezia del novembre del 1996, che quello era un altro sogno, appunto perché si teneva fino a quell'anno nel Teatro La Fenice, e quindi il sogno di poter suonare nel teatro, che poi proprio quell'anno nel 96 è stato bruciato. E in quell'anno tu hai suonato allora alla Fenice? Purtroppo no, purtroppo al Pala Fenice. Hai suonato al Pala Fenice. Nel tendone. Sì. Era già stato bruciato. Sì, era successo nel febbraio e il concorso era nel novembre. E hai suonato con l'orchestra anche quella volta? No. E lì la finale era una finale solistica. E 3 prove, di cui 2 al Palazzo Labbia e l'ultima finale proprio al Pala Fenice. Cosa hai portato quella volta? Nelle varie prove c'era un programma, diciamo, un po' consigliato, nel senso che c'erano 2 studi, io avevo fatto il numero 8 per la 10 di Chopin e la ronda di gnomi di Liszt, e poi avevo fatto la sonata numero 2 opera 19 di Scriabin, mentre nella seconda prova era obbligatoria una sonata di Beethoven, e quindi avevo fatto gli AD e accompagnati, diciamo, alla sonata di Schumann, la numero 2 in sol minore. E la finale ho suonato la Venezia Napoli di Liszt, la Valle d'Overman, sempre di Liszt, e la Suite de Danzas Criollas di Ginastera. Quindi, insomma, una volta che hai vinto anche questo concorso, una volta che ti hanno preso a Fiesole, hai detto: questa è la mia vita. Insomma, cioè, ho cominciato a pensare che, insomma, potevi farne una carriera. Allora, in questo momento, ti sei resa conto anche delle difficoltà che comportava cominciare a tentare una carriera in questo senso, no? Perché
diciamolo che le difficoltà sono... Le difficoltà sono molte, anche perché grandi. La concorrenza è spietata, infatti, cioè, i pianisti sono tantissimi e tutti anche molto bravi, quindi si trattava, diciamo, ad un certo punto di fare come un salto di qualità, nel senso che i concorsi che avevo vinto fino a quel momento erano concorsi a categorie, quindi io mi trovavo a competere sempre con persone della mia età o comunque non molto distanti, e poi appunto nella categoria non era prevista il fatto che ci fossero altre prove, era a prova unica. Invece appunto la carriera del pianista, o comunque molti pianisti che si sono affermati nella scena internazionale, hanno potuto affermarsi grazie a un grosso concorso internazionale, e quindi vincere un grande concorso internazionale resta ancora un sogno che non sono riuscita a realizzare. Comunque, insomma, non qual è ancora il concorso a cui punti? Beh, veramente non c'è un concorso che si rappresenti. Insomma, più quello fuori. Che ti piacerebbe vincere, insomma, aver vinto. Beh, insomma. Ma forse rendere... per la difficoltà, magari il Gesandt, che mi sembra che sia proprio il concorso più difficile in assoluto, in quanto la commissione sceglie arbitrariamente i pezzi che uno deve suonare tra un repertorio sterminato, quindi mi sembra che sia il concorso più spietato che possa esistere. Poi, vabbè, il più famoso è lo Chopin di Vasaia, ma quello, diciamolo, ai Pollini e alla Marta Argerich. E poi, vabbè, il Busoni in Italia o il Rubinstein a Tel Aviv. Insomma, ci proverai? non so. Beh, veramente, cioè, c'è stato un momento in cui ero arrivata proprio in finale a un concorso internazionale abbastanza importante, che era il premio Roma, sì, il cosiddetto il premio Chopin di Roma, che magari forse non è così, così importante come lo Chopin di Varsavia, però diciamo che il primo premio rappresentava una vincita molto consistente, perché era rappresentato da 60 concerti premio e poi un pianoforte a coda addirittura e vari riconoscimenti. Solo che proprio lì è stato, non so neanche io come... sì, eravamo in tre in finale, ero io, un russo e una giapponese. E proprio questa finale, il concerto con l'orchestra in cui suonavamo tutti e tre lo stesso concerto, che era d'obbligo, il concerto di Haydn, e lì, non so, io insomma ero convinta di aver suonato anche bene. Il russo secondo me suonava meglio di tutti e tre, ma in realtà ha vinto la giapponese, che purtroppo era allieva, insomma, vabbè. Beh, insomma, sì. Nei concorsi sappiamo che c'è sempre lo zampino di qualcuno che è un po' più uguale degli altri, vero? Sì, va bene. Senti, cos'è? Ci interrompiamo un attimo e facciamo sentire intanto anche come suoni, no? In modo che, esatto, che qualcuno abbia la possibilità di ascoltarti, insomma, almeno. Vediamo se riusciamo a partire subito. Thank you.
Vuoi dire cosa hai suonato? Sì, questa era la rapsodia ungherese numero 6 di Liszt. Ecco, beh, dice anche qualcosa di questo pezzo, perché insomma, abbiamo sentito che ha delle difficoltà anche trascendentali, no? È abbastanza difficile. Beh, non è delle rapsodie più difficili. Diciamo, la difficoltà tecnica è rappresentata fondamentalmente da queste ottave ribattute che si sentono nella seconda parte. E ovviamente, sì, queste rapsodie listiane sono dei pezzi molto d'effetto, però sono anche molto utili tecnicamente, perché si vede che sono state scritte da un compositore pianista, quindi sono tutte difficoltà che si possono risolvere pianisticamente. Basta questo famoso studio delle 4-5 ore al giorno. Sì, perché poi i pianisti hanno anche questo problema, no? Che ci sono dei pezzi che sono anche molto difficili, delle cose molto difficili, che però sono scritte da chi conosce il pianoforte, da chi ha scritto per pianoforte, quindi sono scritte, sono tutte difficoltà che sono risolvibili. Sì. Altre cose invece sono trascrizioni, sono cose varie che invece non sono scritte per pianoforte o non sono pensate per il pianoforte. Sì, molto pensiero, penso. Almeno c'è un pezzo, ad esempio, che mi ha sempre molto sconvolto, che magari non è per niente noto, però era un pezzo di Donatoni, si chiamava Movimento, e c'era appunto una parte solistica del clavicembalo e una parte solistica del pianoforte assieme a un ensemble di strumenti. Allora, questo pezzo era un insieme di difficoltà proprio al limite dell'assurdo, perché dinamiche completamente diverse tra una nota e l'altra, e poi soprattutto questa difficoltà di capire proprio la ritmica, in quanto era tutto molto molto difficile. E quindi, ovviamente, trovandosi ad eseguire un pezzo di questo tipo in pubblico e con la volontà di eseguirlo veramente come scritto, ci si può veramente, non dico si può quasi impazzire, però l'idea magari di sbagliare, di non essere perfettamente a tempo, cioè è qualcosa veramente che sì, può essere veramente difficile da risolvere. Mentre, diciamo, una difficoltà listiana, per quanto magari ad un ascoltatore possa sembrare qualcosa di trascendentale, poi si riesce sempre a superare. Diciamo che la difficoltà vera è del fare questa difficoltà tecnica qualcosa di trascendente, come appunto, non so, sono gli studi trascendentali di Liszt, cioè andare al di là della tecnica e comunicare anche qualcosa, e quindi far diventare la tecnica musica, giusto, quello magari sì, è qualcosa che forse non basta solo lo studio delle 4 ore, ci vuole proprio un pensiero. Senti, come ti poni di fronte alle difficoltà? Cioè, voglio dire, qual è il tuo sistema per superare gli ostacoli quando li trovi davanti a te? Insomma, quelli che in genere il pianoforte è un qualcosa, o la musica è un qualcosa che, come dire, a volte ci sono delle difficoltà che sembrano insormontabili, ma in realtà poi, lavorandoci su, si riesce a fare più di quanto si sarebbe immaginato. O sbaglio? Parli delle difficoltà tecniche? Sì, proprio? In genere, insomma, a volte dice io questa cosa non riuscirò mai a farla, e invece poi lavorandoci sopra ti accorgi che viene. Ecco. Sì. Il tuo sistema di lavoro, cioè per superare, come affronti insomma le difficoltà, come ci lavori sopra? Diciamo che una delle cose fondamentali, perché bisogna fare, diciamo, un doppio lavoro su se stessi quando bisogna affrontare una difficoltà. Intanto, proprio dal punto di vista tecnico, stare attentissimi a non fare movimenti inutili e quindi proprio controllarsi da un punto di vista fisico. Però poi il fatto è che quando ci si presenta in pubblico, perché magari una difficoltà può sembrare superata tecnicamente quando si suona tranquillamente a casa, però in pubblico cambia tutto, e proprio la difficoltà non è più la difficoltà tecnica manuale, ma è la difficoltà mentale, cioè il fatto di affrontare quel blocco che ci autocreiamo, per cui ci autodiciamo no, qui sbaglierò, e quindi poi alla fine automaticamente si sbaglia. E ad esempio ho proprio qui lo spartito in mano, non so, della ballata numero 1 opera 23 di Chopin. La ballata ha un finale che si chiama, cioè il finale è Presto con fuoco. Adesso io gran parte delle mie esecuzioni ho rovinato questo povero Presto con fuoco, in quanto facevo troppo presto e niente con fuoco, quindi in pratica era una specie di ruzzolone enorme in cui non facevo più capire quali erano veramente gli accenti o anche la melodia, insomma, voluta da Chopin, proprio per questa angoscia di dover correre il più possibile. Però insomma, no, la mia domanda però era quella, quando sei
c'è una difficoltà che capisco, è quella della tenuta mentale quando si suona in pubblico. Tu suoni a memoria, immagino, no? Quando suoni concerti, insomma, in genere. Che modo che ti permette di avere poi tutto in testa, no? Di non essere legato. Ma, come dire, quando trovi una difficoltà, proprio come ci lavori? Cioè, ci lavori ripetendola, ci lavori, come dire, analizzandola mentalmente, ci lavori... Beh, ovviamente hai un tuo sistema oppure diciamo che da un lato sono quelli ossessivi che continuano in continuazione a ripetere lo stesso errore. No, che io non sono veramente, nel senso che a volte la soluzione della difficoltà arriva in modo intuitivo, senza che, cioè, quasi senza aspettarsela, e quindi a volte poi mi ritrovo invece a riprendere il pezzo e a non ricordarmi più come avevo fatto a risolverlo una volta prima, e quindi ritorno a sbagliare. Però sì, no, non sono del tipo che ripete mille volte finché non viene, cioè, nel senso che la ripetizione senza un cambiamento o comunque rendersi conto di dov'è l'errore non serve, e invece serve. Ovviamente i sistemi sono molti. Uno dei migliori è quello di suonare il pezzo, diciamo, ad una velocità rallentatore e poi praticamente raggiungere quindi questa perfezione a velocità minima e portare pian pianino, con l'ausilio del metronomo, insomma, questa velocità richiesta. Però ovviamente ci vuole una gran chiarezza nel sapere qual è la velocità giusta, e questa conoscenza della velocità giusta c'è qualcosa che si fa anche con l'esperienza, perché magari a volte si prende di riferimento una velocità che però non è quella. Dici la velocità di arrivo oppure la velocità con cui cominci a studiare? La velocità di arrivo. È anche quella con cui si comincia, perché a volte un troppo lento non serve a nulla. Cioè, ci vuole anche il lento giusto che... sì, no, non è facile, insomma. Vedo che il tuo spartito non è molto segnato. No, tu sei uno che scrive molto sulle partiture o no? Vabbè, quello non è lo spartito, diciamo, da combattimento. Quello, cioè, tipo questo, magari la ballata di Chopin, che invece, che poi questa è anche una delle copie meno segnate, insomma. Oppure, non so, qui ho anche la Goyescas, che è un altro pezzo, no, è parecchio nera. Però io tendenzialmente non metto nelle dita le diteggiature, sì, non è che ci tenga molto a scrivere nella partitura. Più che altro è la memorizzazione. Com'è la tua prima vista? Beh, non è proprio scarsa, però io sono molto più contenta della mia seconda vista. Cioè, nel senso, la capacità di imparare, cioè, se un pezzo... Spieghiamo un pochino, magari, per chi ci ascolta, cosa... E beh, la prima vista è leggere un pezzo, appunto, suonare un pezzo senza averlo mai suonato prima. E quello capita, beh, specie della musica da camera, si dice, beh, leggiamo qualcosa... E quindi ovviamente è una qualità importante del pianista, questa, no? Sì, perché questa permette di risparmiare tempo, ma anche di suonare subito con qualcuno, altrimenti quando uno dice aspetta, me la devo studiare, è un limite, perde delle occasioni, insomma. Sì, diciamo che una buona prima vista è importante. Infatti, prima avevi nominato la Maria Tipo, effettivamente il metodo didattico della Maria Tipo si basava proprio, almeno per quello che ho potuto fare esperienza io, proprio su uno sviluppo proprio molto particolare, sì, molto intenso della prima vista, in quanto lei pretendeva che da un mese all'altro io portassi un repertorio completamente diverso, e quindi questo ha sicuramente aiutato, mi ha aiutato molto nel fatto di riuscire a imparare molti pezzi in breve tempo. Ecco. Però è una dote naturale questa della prima vista, una dote che si, come dire, che si perfeziona con delle tecniche? Secondo me è un po' come l'orecchio musicale, perché magari, non so, c'è una parte del cervello in cui, ad esempio, esiste questo orecchio assoluto, e lo stesso penso che, cioè, una capacità di leggere velocemente a prima vista, oppure magari esistono persone che riescono a leggere più pentagrammi separati insieme, anche questa è una qualità che non è proprio comune. E quindi credo che ci sia una base, diciamo, che può essere magari innata, e più c'è un esercizio che, se viene fatto, sicuramente aiuta. Però insomma ci vuole una predisposizione naturale, ecco, se non c'è quella uno può studiare finché vuole, ma
no, oltre, cioè, un certo no, limite. Non è che non arriva, è solo che è meno facilitato. Io sono sicura che con la volontà poi si può ottenere qualsiasi cosa, però sì, deve essere ben indirizzata. E quindi lo stesso come una persona che magari non ha un buon orecchio deve fare molto esercizio per capire appunto i legami tra i suoni e quindi riuscire a riconoscerli, lo stesso una persona che non ha una buona prima vista deve abituarsi proprio, non so, a fare un esercizio così quotidiano di un'oretta a leggere pezzi, brani senza averli mai suonati prima. Bene, allora, interpretazione. Questo è un... Vediamo, c'è una telefonata, vuoi che rispondiamo a una telefonata? Giovanni Allevi, cosa, cioè, come persona, come lo vedi, una persona da cui imparare qualcosa? Ti piace come personaggio? Sì, a me piace molto come personaggio. E certo, sì, ha un grande merito quello di avvicinare un grande pubblico alla musica. E infatti il problema un po' della musica classica oggi è che c'è il far grande... innamorare la gente? Come? Far innamorare la gente a... Sì, perché in qualche modo che un personaggio così, un ragazzo anche giovane, anche lui che riesca ad avere, a fare un recital di solo pianoforte e ad attirare così tante persone, vuol dire che comunque ha un carisma e poi comunque riesce a, come si dice, a scatenare o comunque a incentivare certi meccanismi per cui la gente si identifica o comunque trova qualcosa che la gratifica, insomma, nel sentire... Sì, certo. E mi ha colpito il fatto che prima lei abbia detto che la musica classica è qualcosa di serio. Si fa questo studio, però dopo ci si trova appunto a competere con altri pianisti e che ovviamente hanno le nostre stesse motivazioni, i nostri certo. stessi desideri di affermarsi. E quindi ovviamente trovandosi così bisogna anche essere ben convinti di se stessi, perché sennò ogni motivo è facile, cioè è facile trovare un motivo per lasciare tutto e lasciare che vinca qualcun altro. Ci vuole tanta buona volontà capacità. E poi ci sono anche tante situazioni, perché io ricordo anche quando sono andata a fare un concorso in Spagna e molto mi aveva colpito il fatto che c'era appunto un pianista russo che era molto povero, cioè vivevano, non so, in 10 persone in un appartamento, e per lui vincere quel concorso rappresentava, dico, una ragione di vita, perché e quindi io non avevo questa necessità, insomma, per me era più così un piacere personale. Del fenomeno Bollani, Allevi, eccetera, no? Cioè, mi sembra che lì però si giochi in un altro terreno, è un altro, no? Sì, è un altro terreno. Cioè, loro hanno capito quello che è anche il momento dei giovani, del jazz, sì, sì. Del, e più anche c'è dell'improvvisazione, tutta una c'è dentro anche di massa che... E c'è dentro sì. un meccanismo. sì. Che prevede altre cose, no? Sì. Ma poi l'Agnese aveva anche toccato un'altra cosa di Striscio. È, diciamo, quanto ti capita di concedere per piacere? Cioè, nel senso che probabilmente, no, per affrontare un concorso, per convincere una giuria, eccetera, a volte può capitare di dover usare degli stilemi che magari non sono quelli tuoi, sì, che vuoi... Sì, infatti sì, capita appunto che ci sia un po' una dicotomia tra come si suona al concorso e come si suona in pubblico, perché non è proprio la stessa cosa. Diciamo che la commissione si aspetta una certa precisione che magari il pubblico non esige con la stessa insistenza, e magari il pubblico si aspetta magari di più uno slancio interpretativo o comunque, insomma, un momento sì, di interpretazione. E così, quindi spesso magari il concorrente che vince magari non è quello che è il più musicista, però è quello che ha saputo meglio giocare su questi aspetti. E tu, voglio dire, ti concedi in questo senso oppure mantieni la tua identità? Beh, diciamo che anche la scelta del repertorio è importante da questo punto di vista, perché è chiaro che andare a un concorso suonando Chopin diventa sempre un problema, perché è un pezzo che lascia sempre la commissione divisa, perché ognuno lo vorrebbe interpretare a modo proprio. Esatto. Quindi, insomma, meglio evitare a questo punto. E quindi, diciamo, può essere che un Liszt metta più la commissione d'accordo, perché, insomma, alla fine non è che si presti poi a questa grande discussione interpretativa.
E lo stesso è sempre meglio anche magari scegliere dei brani contemporanei, non troppo noti, non tanto per il fatto, sì, appunto, di fare qualcosa non noto alla commissione, ma anche per l'aspetto della novità. Perché non ci siano termini di confronto. Giusto, infatti. Sì, insomma, sì. Bisogna pensarle un po' tutte. Il guaio è sempre quello dei termini di confronto, perché quando c'è sì. Interpretazione, allora, noi avevamo lasciato questa cosa è un terreno molto enorme, no? Sì, è un terreno enorme, dovendolo... l'interpretazione. Comunque, beh, pensando all'interpretazione mi vengono in mente, per me è stato così una massima che mi ha molto colpito, insomma, le parole del maestro De Rosa quando ero a Fiesole, che diceva appunto che quando bisogna suonare ci vuole appunto questa massima libertà e massima precisione. E appunto a quell'epoca suonavo il quintetto di Frank e allora ho cercato di applicare questa massima libertà e massima precisione. Allora, almeno per me si è tradotto nel fatto che ci deve essere appunto uno studio metronomico per certi aspetti del pezzo, quasi maniacale, in modo che proprio sia chiaro quali siano i momenti in cui ci si possono prendere le libertà. Perché se no ogni interpretazione diventa una scelta arbitraria per cui in questo punto vorrei fare un piccolo ritardando, qui vorrei fare un piccolo accelerando. E questo appunto è quello che differenzia secondo me un vero interprete dai tanti che suonano magari ma che non hanno un'idea interpretativa. Che si possa definire tale. Perché appunto, non so, tutti i grandi interpreti tipo Horowitz o Rubinstein, insomma, i grandi del pianoforte o di qualsiasi altro strumento, erano proprio così in quanto non si permettevano di stravolgere un pezzo a seconda proprio delle loro intenzioni, ma proprio di capire qual è l'esigenza interna del pezzo e magari di fare qualcosa di innovativo, però che trovava una sua logica nella preparazione di questa proprio, non so, mi viene in mente nel primo scherzo di Chopin in cui Horowitz suona pianissimo un punto in cui è segnato sforzato, però lui prepara una tensione per cui il crescendo è anticipato e quindi questo pianissimo è qualcosa di magico, però ovviamente è assolutamente preparato, cioè non è qualcosa che spunta fuori. Insomma, tra le due componenti, sì. Insomma, l'interprete e l'autore, sì. Quale va privilegiata secondo te? O se ne deve, oppure bisogna trovare il giusto compromesso, come sì, in tutte le cose. Un'altra cosa che secondo me è molto importante è così un'altra frase che mi ha sempre accompagnato nello studio, il fatto di proprio accompagnare l'ascoltatore all'interno di un pezzo. Cioè vuol dire che noi dobbiamo essere così fedeli a quello che è scritto che quello che ci ascolta deve essere in grado, adesso non è poi insomma sempre così possibile, però avere almeno questa idea di accompagnare il pubblico in quello che è scritto. Cioè se appunto, non so, il brano inizia con un fortissimo, il pubblico deve sapere che inizia così, insomma, e non ci quindi deve... insomma è fondamentale il rispetto del testo, insomma. Rispetto del testo, all'interno sì. Del rispetto del testo poi ci vuole quel pizzico di libertà che uno si può prendere, però con assoluta deve avere quello stile per accompagnarlo per mano, insomma, però sempre nel posto che è stato definito dall'autore. Insomma. Sì, assolutamente, perché tra l'altro poi ogni autore ha il suo stile, quindi non si può prescindere da questo. Questo richiede un grande lavoro, cioè voglio dire, tu fai un lavoro particolare per cercare di capire qual è l'atmosfera di quell'autore, qual è il linguaggio di quell'autore, come... Infatti, diciamo, da un punto di vista... C'è un lavoro di ricerca anche... Ci vuole una preparazione culturale oltre che tecnica, insomma, non si può prescindere, cioè non si può pensare di suonare una sonata di Beethoven senza sapere il motivo per cui l'aveva scritta oppure proprio anche la prassi esecutiva o avere un'idea del pianoforte che aveva Beethoven che era completamente diverso da quello di oggi, per cui sì, è chiaro che magari noi possiamo usare un certo tipo di pedalizzazione o anche un certo tipo di sonorità, però deve essere sempre tutto contestualizzato e almeno avere chiaro insomma qual è il riferimento. Allora senti, io se riesco a far partire cosa mandiamo? Che è la Rapsodia Spagnola. La Rapsodia Spagnola.
complimenti. Anche perché c'era la summa di tutte le difficoltà della tecnica pianistica in questo pezzo. È un pezzo abbastanza difficile. Io volevo utilizzare il tempo che ci restava, dunque, per parlare di due cose ancora con te. Una delle quali, della quale mi devi parlare tu, e io posso interloquire poco, cioè la tua tournée nei paesi orientali. E l'altra, il tuo repertorio, le tue scelte di repertorio, così. Cominciamo da quella che vuoi tu, forse dalla tournée. Dai. La tournée, sì. Beh, diciamo, è stata un'esperienza molto particolare. E, diciamo, ho avuto la fortuna di andare in Taiwan per la prima volta nel 2004, in quanto è stato un po' tutto per caso, perché un manager taiwanese che si trovava qui in Italia, proprio a Padova, per comprare dei violini, ha appunto conosciuto il violinista con cui suonavo e ci ha invitato a tenere un concerto per la prima volta, insomma, in Taiwan nel 2004. E lì è stato praticamente un'esperienza da sogno, perché... Raccontaci di questa esperienza. Perché appunto la prima volta abbiamo suonato nel Teatro Nazionale di Taipei, che è un teatro con 3.000 posti, quindi gigantesco, e quindi l'emozione di suonare in un teatro così era un po' tipo come suonare ad un concerto rock, perché basta che... Insomma, sì, poi anche il teatro pieno, sì, è stato molto forte. E poi, tra l'altro, sì, mi hanno proprio trattato come, insomma, veramente un grande pianista, perché ho avuto persino la possibilità di scegliere il pianoforte su cui suonare tra Steinway, Bösendorfer e vari modelli. E in più, tra l'altro, ho suonato anche proprio in Taiwan il pianoforte Fazioli, quello proprio ultimo modello, con i 4 pedali e le 3 aste per reggere, diciamo, la coda, perché è proprio lunghissimo e fantastico. E invece, dove finiscono i Fazioli? Infatti. Sì, tra l'altro poi sì, ho proprio conosciuto questo, l'intermediario, diciamo, taiwanese che aveva comprato quei pianoforti. E, perché diciamo che questi pianoforti, che vengono costruiti, mi pare, vicino a Pordenone, sì, no? Sì, sì, Sacile, infatti, e sono arrivati... Costano qualcosa, per chi non ha idea dei prezzi di pianoforti, un gran coda Fazioli... 88.000 euro... Quanti? 80-90.000 euro, anche di più, e sì, insomma... Mi risulta molto di più. L'equivalente di 500 milioni di una volta, degli ex 500 milioni, sì, anche sì, di... effettivamente, sì, sì, il gran coda, sì, effettivamente, sì, no, perché i miei sogni si fermavano ancora al mezza coda, però, insomma, è un po' difficile. E così, e quindi questa è stata la prima esperienza, diciamo, del 2004. Poi dopo sono ritornata in Taiwan nel 2006 e ho suonato invece accompagnando un cantante, un baritono, un tipo molto particolare, in quanto questo baritono, questo Richard Rittenmann, è di madre ungherese, padre tedesco, vive in Francia, cioè un po' in Francia, un po' in Italia, quindi parla un sacco di lingue, e abbiamo fatto un recital molto particolare di arie d'opera, ma sia tratte dal Flauto Magico di Mozart, ma anche canzoni popolari, poi soprattutto canzoni popolari taiwanesi, che ovviamente sono state molto apprezzate dal pubblico. E poi appunto l'anno scorso, nel 2007, mi è stata data la possibilità di fare un recital quasi completamente solistico. Diciamo, nella prima parte suonavo un brano di musica da camera con un violinista proprio taiwanese che insegna lì all'università, e un certo Gregory Lee, e abbiamo fatto la terza sonata di Brahms, per violino e pianoforte. Poi appunto, visto che lì in Taiwan è molto apprezzato il canto, ho accompagnato due cantanti taiwanesi che si esibivano in arie d'opera, tra l'altro di repertorio poi europeo, quindi cioè non è proprio il loro repertorio, insomma, così. E invece la seconda parte ho potuto suonare tutto da sola, e quindi ho eseguito la Rapsodia spagnola di Liszt, la prima ballata di Chopin, due brani di Granado estratti dalle Goyescas, e poi un brano taiwanese, ovviamente in omaggio ad il compositore taiwanese seduto in prima fila, al quale ho dovuto fare la dedica anche in cinese, sbagliandomi all'ultimo momento perché non mi ricordavo più come si diceva qualche parola. E poi, insomma, poi si è fatto qualche altro bis, ma insomma è stato un concerto molto... E come hai trovato il pubblico? Beh, sono molto simpatici. Poi
Gente, sono le esperienze umane. L'esperienza umana è molto bella, perché poi loro sono anche abituati che alla fine del concerto e proprio l'artista, insomma, che ha suonato, deve sedersi in un banchetto e passano tutti, passa tutto il pubblico a farsi fare l'autografo, quindi autografo, dedica. Quindi non è un privilegio, insomma, è un dovere. È un dovere, tutti arrivano con questo programma, poi io ovviamente facevo una fatica a capire i nomi perché, insomma, allora cercavo di tagliare. Volevano anche la dedica. La dedica è sì, ognuno personalizzato. Così. E poi, essendo rimasta lì anche un periodo abbastanza lungo, quasi un mese, ho avuto anche modo di fare lezione a qualche bambino così di pianoforte, e poi anche vedere un po' com'era il funzionamento, diciamo, dell'istruzione scolastica in Taiwan. E quindi, sì, ho visto come questi bambini sono abituati fin dalla più tenera età a studiare subito due strumenti, perché appunto arrivavano questi bambini di 8-9 anni che sapevano già suonare contemporaneamente violino e pianoforte, e ovviamente sì, i metodi sono abbastanza simili ai nostri, però è la costanza che mettono. E poi sì, il fatto, non so, che venissero anche a lezione alle 8 di sera, insomma, adesso per me è un po' difficile pensare che un bambino italiano vada a lezione di pianoforte a un'ora così tarda, però sì, forse lì è anche un'esagerazione. E insomma, se continuano così, insomma, chissà dove arriveranno, perché... Non sai perché mi metto a ridere, perché, perché mio figlio diceva a lei, alla nostra regista, mio figlio grande, che è grande come te quasi, no? Diceva che il papà ce l'aveva col padre, perché diceva che lo faceva alzare alle 3 di notte per metterlo al pianoforte. E non è vero, non merita bugie, perché insomma, il massimo potrebbe essere stato alle 9 di sera. Sì, ecco. Ma insomma, non mi sarei mai sognato, per quanto sadico possa essere, di metterlo a 9 anni per alzare dal letto alle 3 di notte perché studiasse il pianoforte. Vabbè, sì. No, non è neanche giusto. Però sì, certo, è molto interessante. Poi soprattutto sì, il fatto di venire a contatto, cioè che comunque una parte, una gran parte della popolazione conosca la musica classica, secondo me è anche un po' un dovere che hanno le... È molto conosciuta lì la musica occidentale, sì. Hanno, no? Una grande ammirazione, sì, per quanto è occidentale. E anche perché poi loro, a differenza della Cina, non hanno una tradizione e comunque una storia, perché in fondo lì è come trovarsi in una New York dei poveri, tutti grattacieli, mai un monumento, sempre negozi, grattacieli. E quindi, sì, secondo me uno sente anche la necessità di avere come un passato, una ricchezza storica che invece qui da noi si trova in ogni angolo, perché, insomma, tra le rovine romane, greche, etrusche. Io sono rimasto impressionato, una delle prime volte che sono andato in internet ho conosciuto un ragazzo di Hong Kong, e si parlava, insomma, lui traduceva, che hanno la traduzione simultanea in inglese, dal cinese in inglese, insomma. E io non sapevo neanche l'inglese, per cui non ti dico cosa veniva fuori, però lui conosceva tutti, ma conosceva Pietro Spada e mi ha mandato le incisioni, queste cose, insomma, conosceva molto meglio di me i nostri musicisti, la musica, insomma, le interpretazioni, aveva una... Così, insomma, che mi ha... molto questo aspetto. Perché infatti, noi non sappiamo niente poi del loro mondo, no? E loro conoscono tutto del nostro. Infatti poi esistono delle fondazioni lì in Taiwan proprio che comprano queste opere d'arte, quindi proprio il violinista, la prima volta che siamo andati in Taiwan, ha suonato uno Stradivari di proprietà di una fondazione taiwanese, quindi insomma c'è anche questo fatto che poi loro mettono questi strumenti anche a disposizione delle persone, invece qui in Italia abbiamo questa grande ricchezza che magari resta chiusa in un museo e si fa una grande difficoltà, insomma, poi a mettere a disposizione tra i tanti comunque talenti che avremo qui, insomma, che potrebbero suonare. Ecco, il tuo repertorio, allora, le scelte che hai fatto come...
Sì, beh, diciamo che le mie... Anche le tue passioni musicali, passioni, insomma, penso che il tuo repertorio rispecchi un po', certo, le tue passioni, sì, no? Beh, le mie passioni riguardano soprattutto il repertorio romantico, anche se, sì, insomma, ovviamente sono passata anch'io per i classici, quindi tante sonate di Mozart, tante sonate di Beethoven, ovviamente, che sì, sono un po' il pane quotidiano di tutti i pianisti, e anche poi sono anche una base come da cui, insomma, non si può non partire. E poi, diciamo... E la musica, diciamo, la musica antica? Sì, e ovviamente c'è stato il Bach degli anni del conservatorio, anche se non è un autore al quale mi avvicinerei adesso con facilità, anche perché proprio sono convinta che ci vuole proprio una maturità, una precisione che sì, non possiedo ancora, quindi sì, e poi... E anche il fatto di suonare su un pianoforte una musica che comunque non era stata pensata per il pianoforte e, sì, mi mette comunque in difficoltà e quindi non sarei così sicura che la mia interpretazione potesse essere abbastanza credibile o comunque sì, non sarei mai convinta proprio, a meno che proprio non facessi uno studio approfondito di quell'epoca e di quel repertorio. Comunque tu ti senti, sì, più portata, diciamo, come temperamento per la musica romantica, sì, no? Diciamo che il mio grande amore, insomma, almeno dei tempi del liceo, era Schumann, non so, leggevo i suoi scritti, poi mi aveva molto colpito la sonata Fae, Freia, Vereinsam, cioè libero ma solo, e poi tutta questa sua situazione, cioè il fatto di non essere capito, poi il fatto appunto che aveva questi problemi anche di vista e si trovava a dover dirigere un'orchestra e non riusciva a dirigere perché appunto non vedeva le persone, quindi sì, poi tutto, insomma, cioè, poi la sua storia, la moglie Clara, la più grande pianista dell'Ottocento, sì, poi il rapporto con Brahms, tutto, insomma, ed effettivamente la musica di Schumann è molto particolare, soprattutto sia nelle piccole che nelle grandi composizioni, perché già le piccole, non so, le Kindertänen o anche l'album per la gioventù Blätter, perfetto. Sono tutti brani che, insomma, anche compositivamente parlando, sono un po' come miracolosi, perché cioè, possono sembrare molto semplici, però certe trovate schumaniane, cioè proprio dal punto di vista compositivo, e che proprio mi sono trovata a dover studiare quando facevo composizione, mi hanno sempre colpito moltissimo, proprio magari un cambio di tonalità così, che veramente... L'armonia, l'atmosfera, come, non so, il secondo tempo del quartetto per pianoforte e archi, insomma, di Schumann, che ha quel tema che così è stupendo, forse il più bel tempo, il secondo tempo della musica da camera. E così, e quindi poi ho insistito tantissimo per poter suonare il Carnaval all'esame di diploma, che infatti è stata una delle opere che ho studiato di più, diciamo. E poi sì, avevo fatto la sonata, i pezzi fantastici, il concerto di Schumann, poi il mio grande sogno, che poi non sono ancora riuscita a suonare con l'orchestra, quindi sì, tutte opere. In La mi pare. In La minore, sì. Bellissimo. E sì, proprio poi il quintetto di Schumann, che invece ho suonato mille volte quando ero a Fiesole, che era proprio il nostro cavallo di battaglia. E poi le sonate per violino pianoforte. Sì, giusto, anche quella. Bellissima anche quella. Sì, sì. Quindi, insomma, Schumann è stato il tuo amore, adolescenziale. Sì. Poi dopo, appunto, mi sono avvicinata a Liszt un po' anche per il fatto dei concorsi, in quanto, appunto, come dicevo prima, è un autore che può mettere d'accordo un po' le commissioni, e quindi un po' il mio cavallo di battaglia è stato alla Venezia e Napoli, che appunto abbinava questi temi popolari della biondina in gondoletta, insomma, della Venezia, e poi in Napoli invece c'è una tarantella e una canzone napoletana proprio tratta dal repertorio, che si chiama Fenestra Vascia. E sì, anche quello è stato un pezzo che ho molto approfondito e sì, quindi ovviamente trovandosi a suonare per molti anni anche uno stesso pezzo, lo si scopre, cioè lo si studia veramente in profondità, e magari così si riesce a capire anche, non so, le affermazioni di Zimmermann quando dice che lui per suonare in pubblico la sonata di Liszt ci ha messo 10 anni. Lì poi, insomma, diventa, insomma, un po' complicato permettersi di aspettare 10 anni prima di fare ogni pezzo nuovo, però insomma, stai parlando della sonata in si minore? Sì, sì.
Sì, e infatti era un po' una barzelletta dei tempi di quando eravamo a Fiesole, perché Zimmerman doveva fare soliste con la nostra orchestra e non arrivava ancora, cioè aveva un po' tardato insomma per venire a fare le prove, e quindi si diceva non è ancora passato il decimo anno e quindi aspetta gli ultimi giorni. Sì. Dimmi qualcosa di quella sonata, perché ho visto che è un po'... È la sonata in si minore, non so, proprio il punto di arrivo di ogni pianista. È un punto di, perché sì. Cercando sempre in internet così, insomma, ne avevo tirato fuori almeno 18 esecuzioni, sì. Insomma, no? Sì, anche io ne ho sentite molte. E poi, sì, effettivamente riuscire a... Perché bisogna considerare che è una sonata unica, non ci sono divisioni di tempi, è forma diciamo ciclica, che dura una mezz'ora, quindi già il fatto di sedersi lì sul pianoforte e avere questa memoria che resiste per mezz'ora non è facile, quindi c'è già questa diciamo difficoltà. Poi diciamo è anche una sonata titanica, perché Liszt insomma si è ispirato per comporla al Faust di Goethe, quindi si è voluto un po' riconoscere nel secondo tema il tema di Margherita, poi in certi passi della mano sinistra la presenza di Mefistofele, così, quindi anche a questa componente insomma un po' diabolica descrittiva, sì, descrittiva, per cui ovviamente insomma ci sono delle difficoltà assolutamente molto molto ardue, quindi... Senti, parlando di Liszt, Campanella mi pare sia in Italia uno dei massimi interpreti. Tu hai avuto contatti con lui? Non direttamente, l'ho sentito suonare varie volte, ovviamente ho avuto modo insomma di apprezzare il suo modo di interpretare, poi è venuto varie volte a Padova a suonare sia con l'orchestra da camera, quindi non me lo sono mai lasciato sfuggire. Ti convince? Però... Cioè, un pianista che ti convince? O? Sì, è un pianista che mi convince, se posso dire, non è dei miei preferiti, insomma, se posso prendere più un punto di riferimento, allora per Liszt, citerei Lazar Berman, che è un po' un poeta di Liszt, perché... E ad esempio riascoltando le sue registrazioni degli anni di pellegrinaggio proprio si vede come ha fatto un lavoro molto profondo su Liszt, perché a volte non c'è solo il Liszt tecnico, lui riesce a rendere proprio magiche quelle atmosfere del Liszt, magari che può sembrare magari semplice, cioè di quei passi che sono magari collegamento tra una sezione e un'altra, che invece se non sono resi in modo accattivante poi fanno cadere un po' tutta l'interpretazione, invece in Lazar Berman non succede questo. Senti, proviamo, vediamo se riusciamo a mandare, così chiudiamo in bellezza, se riusciamo a mandarla, e se no ti chiariamo ancora tra di noi. Sì. Vediamo un po'. Parte. Dovresti essere tu. Beh, io dovrei avere anche il privilegio di riuscire a vederti suonare, quindi cosa che non hanno gli ascoltatori, ma insomma... Allora adesso sto zitto.
Ecco, ricordiamo anche a chi ci ascolta, a modo di sentire anche l'applauso, che questo era in diretta da Taiwan, in un teatro. Ci fermiamo. E siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringraziamo moltissimo Maddalena Murari, che ci ha fatto compagnia e che ci ha raccontato qualcosa di questo meraviglioso mondo che è il mondo della musica. E io spero che l'avremo ancora qui con noi, perché insomma, mi è rimasta la sensazione di avere ancora delle cose da farmi raccontare. Ecco, allora ringraziamo tutti quanti, vi ricordo che siete stati in compagnia di Maddalena Murari e Walter Zanardi, la trasmissione che si sta per concludere, l'Ippogrillo. Siamo in Radio Cooperativa,